cosa più intelligente da fare allora per rimanere sani? Paulino Vincentelli dice: secondo me, ridere tanto, fregarsene di tutto e mangiare poco. Sì, ci può stare, magari mangiare anche sano. Mangiare poco e sano sarebbe meglio. E ridere, fregarsene di tutto e mangiare sano poco, sì, tecnicamente ci può stare. Non è sempre così facile, perché una delle cose che il sistema fa con gli anni, insegnandolo da piccolo, è proprio toglierti il sorriso. Non solo toglierti il sorriso, ma toglierti la curiosità e toglierti toglierti i sogni. E purtroppo il crescere, se vediamo oggi i nostri bambini, a mano che vanno avanti, è proprio questo che si toglie. Ti si toglie il sorriso, ti si toglie la curiosità, ti si toglie ti si tolgono i sogni, la capacità di sognare. La capacità di sognare. E quando facevo i corsi dal vivo, facevo fare un esercizio con la lista di almeno 30, 40, 50 desideri. Se c'erano bambini, te ne facevano 200 in un attimo. C'erano dei grandi che avevano fatica a scriverne 10. 10. Ah, attenzione, desideri, l'obiettivo era scrivi, riempi pagine e pagine i tuoi desideri facendo finta che la parola impossibile non esista. C'era gente che faceva fatica a scriverne più di 10. Il che è imbarazzante. È imbarazzante che un essere umano di un'età di 30, 40, 50 anni non abbia più desideri, abbia smesso di sognare. Cioè, è veramente preoccupante. Ma ho visto gente di 25, 26, 27 anni che mi diceva: a me è sparito il sorriso. Cioè, io non sorridevo più da tanto tempo. E guardate che non è facile. Cioè, il sorriso te lo puoi permettere quando sei sereno. Torniamo sempre lì. Io continuo a battere sulla serenità. Perché se hai troppe preoccupazioni, pure se te vi è da ri- cioè, pure se vedi qualcosa di ridicolo, le preoccupazioni ti ottundono il cervello, ti incoglioniscono. Quindi devi anche creare un ambiente che ti permetta di sorridere, che ti permetta di fregartene. Perché anche lì, sì, io me ne voglio fregare, però poi arriva il figlio che si è ammalato, e ho capito che fai, te ne freghi? Ciao, devi guarire. È la scuola che dice, guardi che suo figlio non può più venire se non lo vaccina, che fai, te ne freghi? Devi risolvere. Cioè, purtroppo il mondo per come è fatto ti dà diverse responsabilità, soprattutto se poi te ne sei create tu di responsabilità. Perché più te ne crei di responsabilità, più te li devi risolvere e più a volte veramente il sorriso te lo fanno passare. Per cui non è facile, ma non è impossibile. L'obiettivo dovrebbe essere appunto usare tutto quello che sappiamo per liberarci di quello che serve per poter tornare a sorridere, per potercene fregare, che sì, assolutamente vero. Cioè, il segreto del vivere a lungo, tutti quelli che hanno vissuto a lungo sono quelli che se ne fregano assolutamente. C'è la nonnina che sosteniamo in Cambogia che dovrebbe aver festeggiato nel mio stesso giorno di compleanno, mi pare 96 o 97 anni. Lei ha visto morire tre dei suoi figli sotto il regime cambogiano di Pol Pot, ha visto morire il marito, ha visto morire un sacco di gente. Quindi quando hai vissuto dei traumi veramente grossi, tutto il resto è una gran cazzata. Tutto il resto sono cazzate. E quindi dai un valore diverso alle cose. Poi vabbè, vive in una condizione particolare, cioè stai in una baracca, non hai niente, però era felice. Io ho visto. Guardate quel video sulla Cambogia, cioè vedrete un sorriso di quella donna che non ha niente, che guardate, ditemi se lo trovate così sano, così pulito a un italiano di 30, 40, 50 anni, non di 90 anni, che manco ci arriva a 90, 40, 50 anni, 30 anni, 20 anni, trovatemi un sorriso così genuino
dalle parti nostre, in Occidente. Non è facile, ve lo garantisco, non è facile. Thank you.